Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video in cui vedremo le domande di diritto amministrativo per prepararci alla prova scritta del concorso pubblico ACI. Che cos'è il diritto soggettivo? La risposta da dare è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso nei confronti degli altri soggetti o beni. Così come statuito dalla legge 241-1990, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia, la risposta da dare è motivata. Cosa determina, ai sensi della legge 241, la revoca del provvedimento amministrativo? La risposta da dare è l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti. Cosa determina la revoca del provvedimento amministrativo? La risposta da dare è l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti. Cosa disciplina la legge 241-1990? La risposta da dare è le norme sul procedimento amministrativo. Cosa dispone il comma 9 bis dell'articolo 2 legge numero 241 sul soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'emanazione di un provvedimento? La risposta da dare è l'organo di governo lo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione. In caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Cosa dispone la legge 241-1990 all'articolo 7 in materia di comunicazione di avvio del procedimento? La risposta da dare è l'amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e da quelli che per legge debbono intervenirvi. Cosa dispone l'articolo 7,2 della legge 241-1990, successive modificazioni sull'avviso di avviso di procedimento amministrativo? La risposta da dare fa salva la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione. Cosa dispone, tra l'altro, l'articolo 2 della legge 241-1990 e successive modificazioni sulla conclusione del procedimento? La risposta da dare è la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Cosa prescrive la legge 241-1990 in materia di comunicazione dell'unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento? La risposta da dare è le comunicazioni possono essere fornite anche successivamente all'emanazione di provvedimenti cautelari. Cosa prescrive l'articolo 16 della legge 241-1990? In caso di ricorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio di un organo consultivo senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie, la risposta da dare è che in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Cosa prescrive l'articolo 7,2 della legge 241-1990
Sull'avviso di avvio del procedimento amministrativo, la risposta da dare è fa salva la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di adempiere all'obbligo di comunicazione. Cosa prescrive tra l'altro l'articolo 2 della legge 241-1990 sulla conclusione del procedimento? La risposta da dare è la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Cosa prevede l'articolo 2 bis della legge 241-1990 aggiunto dalla legge numero 69-2009? La risposta da dare è l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto quale conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento. Cosa si intende per rettifica? Esso sa dare è la correzione di meri errori materiali o di irregolarità che non incidono sul contenuto finale di un provvedimento. Cosa si intende per sanatoria? La risposta da dare è l'acquisizione ora per allora di atti endoprocedimentali che dovevano essere emanati prima della conclusione del procedimento amministrativo. Cosa si impone alla pubblica amministrazione con il principio di ragionevolezza? La risposta da dare è di seguire un canone di razionalità operativa nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie e irrazionali, nonché la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza e la logicità della decisione amministrativa. Costituisce una decisione di merito del ricorso amministrativo la decisione di la risposta da dare è accoglimento del ricorso per motivi di merito. Costituisce una decisione di rito nel ricorso amministrativo la decisione di la risposta da dare irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine. Da cosa scaturisce un mero obbligo per la pubblica amministrazione di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento? La risposta da dare è dalla proposta non vincolante. Da quando decorrono i termini per la conclusione di un procedimento amministrativo? La risposta da dare è dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni permissive, la risposta da dare è permettono di esercitare facoltà preesistenti. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti. Gli atti presupposti, la risposta da dare è devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o in alcuni casi caducante nei confronti degli atti di procedimenti collegati. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti. Gli atti procedimentali, la risposta da dare, sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione di un provvedimento finale che chiude il procedimento. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti. Gli atti procedimentali, la risposta da dare di regola possono essere impugnati solo attraverso il provvedimento finale. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti. Gli atti presupposti, la risposta da dare è devono essere impugnati nei termini e il loro annullamento produce un effetto invalidante o in alcuni casi caducante nei confronti degli atti e procedimenti collegati.
Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali ed atti presupposti. Gli atti procedimentali, la risposta da dare è sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del provvedimento finale che chiude il procedimento. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali e atti presupposti. Gli atti procedimentali, la risposta da dare è di regola, possono essere impugnati solo attraverso il provvedimento finale. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento ai sensi della legge 241-90, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida. La risposta da dare è sì. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida. La risposta da dare è sì. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio rigetto della pubblica amministrazione in merito all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza articolo 24 legge numero 241-1990, la risposta da dare è no, è inammissibile. Il video per oggi termina qua. Per vedere altri miei video e continuare la preparazione al concorso pubblico ACI, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.